E qui era entrata molto bene Pamela Furlan, che resta a terra dolorante, ginocchio destro. È stato da subito, fin da subito, un miscuglio di emozioni molto contrastanti. Da prima ovviamente molto negative, perché mi faceva molto arrabbiare il tempismo con cui era arrivato questo infortunio proprio a ridosso della partenza. Da lì però mi sono detta che potevo fare due cose: o arrendermi, o, se ce ne sarebbe stata la possibilità, provarci. E nel momento in cui lo staff medico mi ha dato l'ok, ci ho provato con tutta me stessa. È stata molto dura, però il supporto delle ragazze, dello staff, del preparatore, dei preparatori, dei fisio, cioè insomma di tutti quanti, dell'allenatore, di tutti quelli che sono dietro le quinte ma che non si vedono, sono stati fondamentali per non farmi mollare un attimo anche nelle giornate nere che ci sono state. E se adesso sono qui è grazie a tutti quanti e anche a me stessa, che non mi sono arresa e che ho creduto in quella piccola possibilità di potercela fare. Ma sicuramente i test match erano appunto dei banchi di prova per testare quella che poi sarebbe stata la formazione mondiale, quindi sicuramente una squadra molto più preparata. Le conosciamo bene, alternano moltissimo il gioco, sono molto imprevedibili, però come loro sono arrivate preparate fino a questo punto, lo siamo anche noi. Saranno partite completamente diverse da quelle che abbiamo affrontato in passato a Sei Nazioni o nei test match stessi. Sarà una bella sfida da giocarsela dall'inizio alla fine. Abbiamo finito il nostro girone con una prestazione contro una squadra che ha messo in campo la sua miglior versione, che è il Giappone, e non ci aspettavamo di offrire quel tipo di prestazione. Il Giappone ci ha veramente messo sotto pressione, e la sensazione che abbiamo avuto alla fine della partita è stata quella di non aver dato, espresso il nostro massimo potenziale. Quindi quella sensazione ci è rimasta e c'è la volontà di riscattarci e di far vedere di cosa veramente siamo capaci.